Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io caio. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, caio. Guardo colori e insetti volare. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io caio. Sono io! Tutti in posa! Caillou sta colorando il suo trattore di un bel rosso vivo. The cheese! Ho trovato questa macchina fotografica in soffitta e ho pensato di farti una foto. Fammela vedere, papà! No, bisogna aspettare qualche minuto. Se la tocchi rischi di rovinarla. Piano piano la foto comincia ad apparire. Caillou non riesce a credere ai suoi occhi. Sembra una magia. Wow! Posso provare anch'io? Ma certo, tieni, ecco. Devi guardare attraverso questa finestrella e una volta che hai deciso cosa fotografare, premi questo bottone. Va bene. Perfetto, vediamo. Cosa potremmo fotografare? Gilbert! Gilbert, girati! Fermo così. Ora di cheese. Ehi! Gilbert non è il soggetto ideale, ma Caillou non sta nella pelle. Vuole vedere com'è venuta la foto. Non prendertela. I gatti sono difficili da fotografare. Ora dobbiamo riuscire a trovare qualcuno che stia fermo. Aspetta, ho un'idea. Vedrai che foto. Ma Caillou vuole riuscire a scattare una foto da solo e sa benissimo dove trovare la persona giusta. Rosie sta dormendo nel suo lettino e non sarà difficile farle una foto. Non è niente, non aver paura, sono io! Caillou è giù di morale. Non è ancora riuscito a scattare una buona foto. Oh, è inutile, papà, non ci riesco. Ascolta, perché non provi a farne una a me? Va bene. Tieni la macchina ferma e mi raccomando, non toccare la lente con le dita. Caillou è orgoglioso della sua fotografia. Stavolta è venuta benissimo. Lo sai, i grandi fotografi hanno degli assistenti che li aiutano a scattare foto sempre migliori. Io potrei essere il tuo. Scusate, signore, potremmo scattarvi una foto? Ma certo, perché no? Dite cheese! Cheese! Caillou è davvero felice. Fare fotografie gli piace moltissimo. Finalmente! Hai visto? Stavolta ce l'ho fatta! Sei stato bravissimo! Queste fotografie sono davvero fantastiche, ma secondo me ne manca ancora una. Caillou ha fatto una foto a ciascuno della sua famiglia. Ma il suo papà gli ha dato una grande idea. Scattare una foto della famiglia al completo. Siete tutti pronti? Dite cheese! 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 Chi cerca trova! Caillou e il suo amico Leo stanno giocando in cortile, ma hanno un piccolo problema. Tutti e due vogliono giocare con lo stesso camion. Il contadino George vuole guidare il suo camion. Non è suo, è di Dan. Devi metterci la sua mucca. No, no, ma non è giusto. È di George. Lo ha visto prima lui. Questo è il mio camion. Devi dire a George di trovarsene un altro. Allora vuol dire che troverò un'altra cosa. Vediamo. Potrei andare a prendere il mio aeroplano. Che ne dici, Leo? Tu hai un aeroplano? Andiamo a prenderlo. Caillou e Leo corrono a cercare l'aeroplano. Così avranno tutti e due qualcosa di speciale con cui giocare insieme. Io
io non vedo nessun aeroplano. Non c'è, ma dove sarà finito? Vediamo se è qui dentro. Vedi niente? No! Ehi, guarda, questo è un escavatore. Possiamo usarlo per giocare. Ma dove sarà il mio aeroplano? Non lo trovo da nessuna parte. Hai guardato sotto il letto? Non c'è neanche qui. Ma questo è un carro! Tutti i contadini ne hanno uno. Caillou controlla ogni angolo della sua stanza, ma il suo aeroplano sembra scomparso nel nulla. Forse l'hai messo sotto il cuscino. Sotto il cuscino? Ma che dici, Leo? Non è possibile! Ragazzi, niente lotta con i cuscini. Il mio è più veloce del tuo. Scommetti? Dai, facciamo una gara. Forse il tuo aeroplano è qui. Un cavallo per la nostra fattoria. Per favore, Leo, mi aiuti a trovare il mio aeroplano. Caillou, Leo, rimettete in ordine i giocattoli e i fogli che avete tirato fuori da quel mobile. Bene. Caillou e Leo non sono ancora riusciti a capire dove sia l'aeroplano. In compenso hanno trovato moltissimi oggetti interessanti. Oh, guarda, questo è il cacciavite di papà. Ho trovato dei soldi. Che fate voi due? Ho perso il mio aeroplano e lo stiamo cercando. State trovando di tutto tranne quello, mi sembra. Il mio cacciavite! Gli occhiali della nonna! Grazie! Non potete immaginare quanto tempo l'ho cercato! Caillou e Leo sono molto soddisfatti! Quelle monete sono vostre, però... prima dovete sistemare i cuscini sul divano e rimettere tutto in ordine. Sono stato chiaro, bambini? Andiamo subito, papà! Caillou e Leo sono contenti delle monete, ma non hanno ancora trovato quello che stanno cercando. Forza, dobbiamo continuare a cercare il mio aeroplano. Allora, lo hai trovato? No. Caillou! Leo! Ma che cosa state facendo? Stiamo cercando il mio aeroplano, mamma. Ho sacchiato! Oh, ma questo è l'orsetto di peluche di Rosie. Lo abbiamo cercato dappertutto. Lo sai, non riusciamo a trovare l'aeroplano da nessuna parte. Perché non provate a guardare fuori? Ma prima di andare rimettete tutto quanto a posto. Oh, e va bene, lo facciamo subito. Caillou e Leo sono scoraggiati. Dopo aver cercato per tanto tempo, non hanno ancora trovato il loro aeroplano. Andiamo a guardare laggiù. Ho trovato qualcosa! Come brilla! Guarda, qui c'è un dinosauro! Ma quello è il mio dinosauro, lo avevo perso! Abbiamo trovato un mucchio di belle cose, ma non il tuo aeroplano. Mi sa proprio che lo hai perso. Già, è vero. Caillou! Leo! Venite! Ah, eccovi! Prima di uscire con Rosie avevo messo in ordine la stanza. Voglio che voi due ragazzi rifacciate il letto e mettiate tutto quanto a posto. Guarda che cosa ho trovato! Oh, non posso crederci!
Erano tanti anni che lo cercavo. Grazie, Caillou. Grazie, Leo. Vado subito a dirlo a papà. I due bambini sono contenti di vederla tanto felice. Mi raccomando, mettete in ordine la stanza e scendete a fare merenda. Va bene, mamma. Riusciti! Dopo aver cercato per tanto tempo, Caillou e Leo hanno trovato l'aeroplano e hanno rimesso a posto tutto quanto. La nostra fattoria è bellissima. Sì, io a casa ho anche un treno fantastico. Andiamo a prenderlo. Veramente non ricordo dove l'ho messo. Vedrai che lo troveremo. Dopo aver ritrovato tanti oggetti smarriti, Caillou ormai sa che riuscirà a trovare qualsiasi cosa. Un brutto mal di gola. Oh, Caillou! Forza, entra in casa, sei tutto bagnato. La pioggia mi piace tanto, mamma. Mi sono divertito a saltare nelle pozzanghere. Ora ho freddo, però. Andiamo a toglierci questi vestiti bagnati e ad asciugarci. Vediamo, per fortuna non hai la febbre. Però quando tossisco la gola mi fa tanto tanto male. Mi brucia moltissimo. Forse un po' di sciroppo ti aiuterà a stare meglio. Non voglio lo sciroppo. Le medicine non mi piacciono, sono cattive. Assaggialo, è buono, sa di uva. Avanti, è l'unico modo per farti passare il mal di gola. Forza, bevilo. Mi fa tanto male, mamma. Caillou non vuole prendere lo sciroppo, ma non vuole nemmeno che la gola gli faccia così male. Visto? Non era poi tanto cattivo. Adesso vai a metterti a letto e cerca di fare una bella dormita. Il mattino seguente, Caillou si accorge che la gola continua a fargli male e che non riesce neppure a parlare. La mia povera gola. Caillou, è ora di alzarsi. Mi fa molto male, mamma. Oh, sembra che tu abbia ingoiato una ranocchia stamattina. Scherzo, non aver paura. È solo un modo di dire. Non scotti, ma credo proprio che quel mal di gola sia diventato una laringite. Non devi sforzare la gola fino a quando la voce non sarà tornata, mi raccomando. È l'unico modo per guarire. Ora alzati e scendi a fare colazione, va bene? Tesoro, cosa ti va per colazione? Ti preparo quello che vuoi. Ti andrebbero delle frittelle? Del pane tostato? Dei cereali? Caillou non sa come spiegare a suo padre che vorrebbe qualcosa da mangiare che non dia tanto fastidio alla sua gola. Ho un'idea. Facciamo il gioco dei mimi e vediamo se capisco cosa ti va oggi. Indicami quello che vuoi. Il frigorifero. Devo guardare lì, vero? Uova! Stai rompendo le uova. Ora le stai sbattendo. Vuoi le uova strapazzate, vero? Anche rasi uova! Vado subito a farle. Caillou passa la giornata mimando quello che vuole per non sforzare la gola. Il mattino seguente, Caillou sembra stare molto meglio. La gola non gli fa più tanto male. Gilbert! Gilbert! Buongiorno, tesoro. Come ti senti questa mattina? Molto meglio! Finalmente la voce mi è tornata! Ma è fantastico! La ranocchia che era nella gola se n'è andata allora! Caillou, il grande mago. È il compleanno di Leo. I bambini sono molto eccitati. Stanno per assistere allo spettacolo che un mago sta per fare solo per loro.
Eccomi a voi, bambini! Sono Bravo il Grande! Mi raccomando, fate tutti attenzione, fra poco vedrete uscire un coniglio dal mio cilindro, ma prima bisogna pronunciare le parole magiche. Abracadabra! Alakazoo! Ma è fantastico! Oh, un coniglio! Caillou non crede ai suoi occhi. Vuole vedere se il coniglio è proprio vero. Posso accarezzarlo? Ma certo, fa pure! Anche io! Passa? Bene, siete pronti per un'altra magia? Farò sparire il coniglio usando, udite, udite, il mio mantello magico. Contate tutti fino a tre. Uno, due, tre! I bambini sono senza parole. Il coniglio era lì un attimo prima e adesso è scomparso. Ta-da! Ma è fantastico! E adesso, Leo, tocca a te. Siccome sei tu il festeggiato, dovrai diventare il mio assistente. Sei pronto? Ma certo, eccomi! Devi controllare che questi fazzoletti siano tutti separati. Caillou non vede l'ora di sapere cosa sta per fare il mago Bravo con tutti quei fazzoletti. I giochi di magia gli piacciono moltissimo. Bravo! E adesso guardate attentamente. Oketi, Poketi, Alakazan! E questi fazzoletti tutti quanti uniti saranno! Che bello! Dici come hai fatto! Non posso, è un segreto e un bravo mago non svela mai i suoi trucchi. Adesso tocca proprio a te, Caillou. Guarda molto, molto attentamente. Indovina, in quale mano ho messo la moneta? Ah, è sempre stata lì, dietro il tuo orecchio, sai? Per diventare un bravo mago bisogna fare molta pratica. Ecco, tieni, te la regalo. Tante grazie! Ciao, Clementine! Ciao! Voglio diventare un grande mago, proprio come Bravo. Dov'è la moneta? Nella sinistra. Ho indovinato, non sei un mago. Caillou è molto deluso. Desidera tanto diventare un mago. Bravo gli aveva detto che la sua moneta era magica. Però il trucco non ha funzionato. Chissà perché. Ciao a tutti. Buon compleanno, Leo. Sei pronto, Caillou? Ciao, Caillou. Lascia giocare anche tua sorella con il camion. Caillou è di cattivo umore oggi. La sua moneta magica non ha funzionato e Leo gli ha detto che non è un vero mago. Ti sei divertito alla festa di Leo? Ho saputo che c'era anche un mago, chissà che bello sarà stato. Mi ha regalato la sua moneta magica, guarda! Voglio diventare un bravo mago anche io! Per diventare dei grandi maghi bisogna esercitarsi molto. Fammi dare un'occhiata a quella moneta. Ma non funziona, mamma! Sono certa che papà sa come usarla. Perché non provi ad andare a chiederglielo? Papà! Sono qui, vieni! Papà, la mia moneta magica non funziona e io vorrei tanto diventare un mago. Davvero? Vediamo. Hai detto le parole magiche? No, allora è per questo che non ha funzionato. Ogni mago deve avere una parola magica. Qual è la tua? È Alakazoo. Perfetto. Adesso prova a fare la magia. È in questa mano. Alakazoo! Ta-da! Caillou si sente un vero mago. Il suo numero è riuscito alla perfezione. Da ora in poi sarai il grande Caillou. Ecco, guarda, provati questo. Tutti i maghi indossano un mantello magico. Per la mia prossima magia avrò bisogno di un assistente. Gilbert! Guarda, Rosie! Adesso farò scomparire Gilbert usando il mio mantello magico. Conto fino a tre. Uno, due... Gilbert! Gilbert! Tre!
Yu il Grande! Ho fatto scomparire Gilbert. Come faccio a farlo tornare? Veramente non saprei. Cosa fanno i maghi in casi come questi? Ah, è vero! Alakazoo! Eccolo, è tornato! Caillou ha fatto riapparire Gilbert pronunciando la parola magica. Gli piace essere un mago e si dà da fare per mettere a punto nuove magie. Vieni con me, Rosie, voglio fartene vedere un altro. Guarda, questa è una moneta magica. Me l'ha regalata un vero mago, sai? Prova a indovinare in quale mano l'ho messa. Resta ferma così. Ta-da! Visto, era dietro il tuo orecchio. Allora, come sta il nostro mago? Vi va di vedere qualche bella magia? Certo, sono proprio curiosa. Aspettate qui, torno subito. Caillou è felice di poter organizzare un vero spettacolo di magia per la sua famiglia. Per l'occasione ha persino inventato dei nuovi trucchi. Tra poco dal mio cilindro magico uscirà un coniglio. Alakazoo! Ta-da! Bravo, Caillou! Molto bravo, tesoro. Come hai fatto? Diccelo. Sono un mago, Caillou il Grande!